Parte dall'Aurum di Pescara la giornata abruzzese del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con il convegno sui progetti e le grandi opere dell'Italia del Sì, che riguardano anche l'Abruzzo. Ma il vicepresidente del Consiglio dei Ministri arriva in Abruzzo anche per le elezioni regionali del prossimo 10 marzo a sostegno del centrodestra e soprattutto all'indomani del risultato delle regionali in Sardegna, che hanno dato ragione alla candidata del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde, sostenuta dal Partito Democratico. Ed è su questo che inevitabilmente si concentra l'attenzione della stampa. Sono in Abruzzo per parlare di Abruzzo e quindi si vota domenica 10 marzo, parlo di infrastrutture, stiamo investendo miliardi di euro in cantieri, strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti e quindi vengo a raccontare quello che in un anno e poco più di governo abbiamo fatto. La Sardegna, dopo 5 vittorie consecutive, una sconfitta ci può stare, quando il popolo vota ha sempre ragione. Non cambia il mio impegno di ministro con i sardi. Quando si vince tutti insieme, quando si perde tutti insieme. Però ha vinto la candidata di 5 Stelle. In democrazia è giusto così, bisognerà analizzare il voto soprattutto delle città dove la sinistra ha vinto anche con forte distacco. Quindi su questo occorrerà fare una riflessione. C'è l'occasione di rivincere subito il 10 marzo in Abruzzo, dove sono assolutamente ottimista sia come centrodestra che come risultato della lista Lega. Però in Abruzzo l'aspetta un campo ancora più largo del centro-sinistra, quindi forse spaventa ancora di più a questo punto l'Abruzzo. No, sono assolutamente sereno, qua si è governato bene, la Lega ha liste forti in tutte le province, mentre in Sardegna in alcune zone avevamo avuto delle difficoltà. Qua io conto in una vittoria del centrodestra e con un risultato a due cifre della Lega. La vittoria della Todde in Sardegna non rappresenta una bocciatura del governo e se la segretaria del PD, Elly Schlein, esulta annunciando che il vento è cambiato, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri è convinto che il governo è assolutamente saldo e sono contento di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo ottenendo, di quello che stiamo progettando. E mi fa piacere che la Schlein almeno abbia dormito contenta stanotte. E neppure preoccupano i cambi di casacca di alcuni consiglieri regionali all'interno del centrodestra. A me interessa dare risposte agli abruzzesi. La Lega avrà un ottimo risultato superiore a quello delle politiche dell'anno scorso e il centrodestra vincerà. Questo è quello che penso, perché abbiamo lavorato. La Pescara a Roma si farà, dice ancora il ministro Salvini, che sottolinea il suo impegno a sbloccare cantieri fermi da decenni. Abbiamo messo 700 milioni di euro su questi 52 chilometri di ferrovia ad alta velocità per avvicinare l'Abruzzo a Roma, altri cantieri stiamo aprendo, quindi il mio obiettivo è di recuperare troppi decenni perduti. Sulla terza corsia in A14 occorre prima avere un progetto e poi dei soldi. E parlando del tavolo dei sindaci di Lazio e Abruzzo per la 24 e A25, aggiunge: penso di non aver incontrato nessuna comunità come i sindaci abruzzesi e laziali della 24 portando risultati, perché è l'unica autostrada in Italia che per 7 anni non avrà aumenti di pedaggio. Presenti in sala anche il deputato PD Luciano D'Alfonso e la sindaca di Francavilla al Mare Luisa Russo, che hanno presentato al ministro un documento con alcune probabili soluzioni per i disagi causati dalla chiusura della galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla al Mare. Entro l'estate i lavori saranno ultimati, ha replicato il ministro, aggiungendo che è allo studio una possibile gratuità del casello Pescara Ovest della 14 per alleggerire la viabilità dell'area metropolitana.